Siamo qui con Sua Eccellenza il Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo. Mancano pochi giorni a Natale, Eccellenza. Vuole fare un saluto a chi ci vede, a chi la guarda, a chi l'ascolta e soprattutto, ecco, questo 2014 com'è stato, un suo pensiero. 2014 è stato un anno sicuramente molto difficile, molto faticoso per tutti per via delle difficoltà legate sia alla crisi economica, ma anche perché questa crisi sembra essere originata e nutrirsi anche di una difficoltà a dare alla nostra vita un giusto valore, a dare alla nostra esistenza un orientamento che sappia di verità, che abbia il senso della verità. Sembra che ci siamo un po' smarriti in tante cose. Credo che ultimamente ci abbia molto preoccupato il ritorno di una parola che c'è sempre stata, ma che in questi ultimi tempi è ritornata con prepotenza nel nostro discorso, nelle notizie che ci coinvolgono, ed è la parola corruzione. Questa è una cosa che ovviamente ha toccato un poco tutti quanti e difatti ha segnato profondamente tante persone. Invece, per quanto riguarda gli altri aspetti, ecco, legati a questo 2014 che si accinge a finire. Gli altri aspetti sono un po' tutti in questo orizzonte, perché nella crisi che viviamo, poi viviamo la fatica, la difficoltà del poter accompagnare le persone, del poter dare alle persone una sicurezza nel vivere quotidiano, nel poter dare alle persone anche una speranza per il domani. Allora vediamo i nostri giovani andare fuori, andare lontano, vediamo i nostri anziani sempre più in difficoltà nella vita di tutti i giorni, e vediamo le nostre istituzioni anche come confuse a volte nel voler poter individuare una strada che possa essere la strada più efficace per tutti. È stato l'anno sicuramente ancora diciamo, in cui abbiamo scoperto sempre di più l'inquinamento della nostra terra. È stato l'anno in cui abbiamo visto la fatica, insomma, di tanta gente che voleva mostrare la ricchezza anche dei propri prodotti agricoli, della ricchezza, della genuinità di questi prodotti. Comunque, questo è un po' il quadro nel quale ci muoviamo, con tanti che sono in difficoltà per il lavoro, persone che l'hanno perso, persone che non riescono comunque a ricavare dal proprio lavoro il sostentamento necessario per vivere con la propria famiglia. Ecco, tutte queste incertezze sono state e sono ciò che di negativo, di triste questo anno ci lascia. Certamente in positivo ci lascia però invece un desiderio che è sempre più evidente di poter essere protagonisti, di poter essere partecipi della vita sociale, civile. C'è un rinascere sicuramente di tutto questo, c'è una speranza più forte che attende di essere concretizzata, e noi a questo guardiamo con fiducia e con speranza. Confesso che sul quadro che ho fatto prima delle cose negative di questo anno, ho fatto fatica a immaginare di dare un contenuto agli auguri che in questi giorni ci scambiamo, perché l'augurio deve essere vero, non deve essere falso. Sono d'accordo con lei. E deve essere vero nel senso che deve dirci qualche cosa di concreto che possiamo avvicinare. Non basta dire un vago speriamo, io speriamo che me la cavo, insomma. Certo. Ecco, non è in questi termini il discorso di auguri che vogliamo fare. E dopo aver pensato un po', ecco, ho ricordato la frase che dicono i pastori la notte di Natale, quando sono chiamati dalle voci degli angeli ad andare a incontrare il bambino che nasce, il Vangelo ci racconta che essi dicono tra di loro: andiamo fino a Betlemme. E allora l'augurio che io sento di poter fare è proprio questo: andiamo a Betlemme. Betlemme in ebraico significa casa del pane. E allora è la casa del pane per coloro che hanno difficoltà
a custodire il proprio pane. Ecco, i pastori, l'ho scritto insomma in quelle parole che lascio come augurio, i pastori sono quelli che nella notte vegliano per custodire il gregge, per paura che qualcuno glielo vada a rubare, a disperdere, e allora è necessario che essi custodiscano il proprio pane, ciò che è il nutrimento, il sostentamento delle loro famiglie. E ancora andiamo a Betlemme, però diciamo anche a tutte quelle persone che seguono Gesù, così come quella folla di oltre 5.000 persone che lo seguiva mentre gli parlava e poi si è resa conto di non avere pane per potersi nutrire. E Gesù certamente moltiplica quel pane, ma a noi interessa adesso renderci conto che ci sono tante persone che sono piene di buoni desideri, di belle speranze, che hanno ansia nel cuore per tutto ciò che è giustizia, per tutto ciò che è verità, e che poi rischiano di rimanere delusi. Seguono un ideale e magari si ritrovano poi senza un loro pane, perché sembra che i disonesti riescano ad accaparrarsi quello che vogliono. Se fosse facile fare del bene, io penso che sarebbe terreno fertile per tutti. Penso che sia molto difficile. Allora io dico, andiamo a Betlemme, alla casa del pane. Dove c'è il pane? Chi è il pane? Il pane è il Signore. Certo. Ed è bello pensare che questo pane che il Signore ci dà è un pane che si condivide, non un pane che si possiede. Per cui il pane che il Signore dà si spezza e passa di mano in mano fino a raggiungere tutti quanti. E allora qui noi troviamo, potremmo dire, l'annunzio, la speranza di una società, di una civiltà organizzata diversamente, in cui anziché badare solo alle esigenze dei singoli, si impari a condividere ciò che è la grazia di Dio, ciò che è il dono di Dio che è dato per tutti quanti. E qui sarà sicuramente la salvezza per l'umanità. E allora l'augurio è questo: andiamo a Betlemme per imparare ad accogliere il pane che il Signore ci dona e a condividerlo nella maniera più vera tra di noi. Ecco, la vera solidarietà, il fare del bene è proprio questo, la condivisione, riuscire a dare agli altri senza che gli altri possano iniziare, cioè debbano chiedere, ma dare col cuore e dare sempre, nei limiti del possibile. Eccellenza, allora questo Natale come lo trascorreremo? Attraverso queste parole che lei ci dice, e attraverso, ecco, l'ultima frase che magari vuole dedicarci. Beh, lo trascorreremo, direi, andando a Betlemme. E quindi ci andiamo insieme, come i pastori. I pastori dicono l'uno all'altro, andiamo a Betlemme. E allora se ci andiamo insieme a Betlemme, saremo capaci di andare incontro a ciò che il Signore ci annunzia, a ciò che il Signore ci insegna. Saremo capaci davvero di creare un rapporto nuovo tra di noi e di poter vivere condividendo la grazia di Dio. Alla fine il vero Natale è proprio questo, dovrebbe certo, essere, non certo, solo in questo periodo, ma sempre condividere. Grazie eccellenza e buon Natale a lei. Grazie, auguri.